partecipiamo al matrimonio, allo sposalizio di Antonio e Teresa. Prepariamoci ad ascoltare la parola di Dio, a partecipare all'Eucaristia, riconoscendo onestamente davanti al Signore le nostre colpe, pentendocene con tutto il cuore, implorandone con fiducia il perdono e impegnandoci sinceramente ad emendarci. Gesù Cristo, formiamo una sola cosa, diventiamo un solo corpo, il cosiddetto corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa. Avete scelto, siete stati voi a scegliere la prima lettura che racconta la creazione di Eva, della prima donna. È un racconto meraviglioso che bisogna prendere però soprattutto nel suo significato più profondo. Quando Adamo si svegliò e vide Eva, ah, questa è carne della mia carne, osso delle mie ossa. E poi conclude il testo biblico: l'uomo nascerà il padre e la madre e si unirà alla sua moglie. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Antonio e Teresa, siete venuti a contrarre il matrimonio in piena libertà, senza alcuna condizione, pienamente consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Siete disposti nella loro via del matrimonio ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere responsabilmente e con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Se dunque vostra intenzione è di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra e esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io Antonio prendo te come mia sposa, Teresa come mia sposa, e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e di onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Teresa prendo te Antonio come mio sposo, e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e si degni di colmarvi della sua benedizione. Non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce. Signore, benedici questi anelli nuziali, gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Teresa, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Voi avete contratto il matrimonio secondo il rito di Santa Romana Chiesa, matrimonio elevato alla dignità di sacramento da nostro Signore Gesù Cristo. Concedi benigno alla tua Chiesa, Padre, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero.